Karina Cascella criticata dopo pomeriggio 5. Lo sfogo o non c'è pace per Karina Cascella. L'opinionista di pomeriggio 5 continua ad essere criticata sui social. Poche ore fa l'ex protagonista di Uomini e Donne si è sfogata su Instagram, difendendosi. Karina Cascella ha attaccato così quanti continuano a criticarla sui social, contestando il suo lavoro, il suo ruolo in TV e il modo di utilizzare i social per sponsorizzazioni. L'ex vincitrice della Talpa continua ad essere ospite di salotti televisivi, da pomeriggio 5 a domenica Live. Senza peli sulla lingua l'ex di Angelucci continua a dire la sua sui protagonisti della TV. Anche ieri nel programma pomeridiano di Barbara D'Urso ha criticato aspramente Lucia Orlando, Filippo Contri e Luigi Favoloso. Karina Cascella ha sottolineato di non credere nella storia d'amore dei due romani e di non aver apprezzato il tatuaggio di Filippo. Contri infatti avrebbe ammesso di non essere ancora innamorato di Lucia, ma di aver voluto tatuare il suo nome sulla pelle perché con lei ha condiviso un'esperienza forte come il Grande Fratello. Pomeriggio 5. Karina Cascella reagisce alle critiche sul suo lavoro. Karina Cascella continua ad esporsi in TV. In veste di opinionista la bella partenopea continua a commentare i personaggi del momento, e il loro operato. In queste ore però Karina è sbottata sui social contro gli haters. Criticata su Instagram, l'opinionista ha risposto a tono con un lungo post, mostrato in basso. Karina ha ribadito la sua posizione, difendendo il suo lavoro e spronando quanti non l'amano a non seguirla e non commentarla. Anche Alberto Mezzetti ha usato i social per smentire una voce su di lui. Il vincitore del Grande Fratello 15 ha infatti utilizzato il suo profilo Instagram per sottolineare di non aver criticato il programma e gli altri concorrenti. Ieri a pomeriggio 5 la Cascella è stata ospite da Barbara D'Urso, insieme ad altri protagonisti del GF15, ed ha commentato alcuni concorrenti del Grande Fratello 15. Karina ha ammesso di non credere nel rapporto tra Filippo e Lucia, mentre ha usato parole lusinghiere nei confronti di Matteo Gentili e Alessia Prete. L'opinionista, senza peli sulla lingua, ha contestato anche Luigi Favoloso, ricordato soltanto perché è ex compagno di Nina Moric.